Sono 1.157 le persone attualmente positive al coronavirus in Calabria, più uno rispetto all'ultimo bollettino. I soggetti in quarantena volontaria sono 10.215. Anche la Calabria ricorda a San Luca la strage di Capaci di 28 anni fa. Santelli, da questo luogo simbolo verrà ribadito che i calabresi sono al fianco degli uomini come Falcone. La Regione Calabria e Poste Italiane hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che consentirà ai clienti calabresi di Poste Italiane di accedere allo strumento di anticipazione sociale di cassa integrazione. Emergenza rifiuti, Santelli interviene. L'ultima ordinanza punta sugli impianti pubblici già presenti sul territorio. Cambieremo approccio e visione, creando un sistema sostenibile. A Belvedere Spinello, i militari della stazione Carabinieri Forestali di Cirò hanno scoperto e posto sotto sequestro un'estesa escavazione abusiva di materiali inerti.